Nella spettacolare sitroniera juvariana della Reggia di Venaria, fino al 20 maggio, si terrà la mostra Architetture Prospettive. Si tratta di alcune delle magistrali fotografie di architetture realizzate appositamente della Reggia di Venaria e di altri straordinari edifici storici da Massimo Listri. I 17 anni e sempre mi sono dedicato all'architettura. Poi con la rivista FMR, nei primi anni 80, ho cominciato a pubblicare grandi servizi di architettura e poi da una decina d'anni, con la possibilità di fare le grandi stampe fotografiche, ho cominciato le mostre e ho passato ho fatto una ventina di mostre in importanti musei, dai Musei Vaticani al Kunsthistorisches Museum di Vienna, fino ad approdare qui alla Venaria, che è un posto fantastico. Credo che più bello di questo non ci sia. E qui c'è una sorta di retrospettiva, sono una quarantina di fotografie di grande formato, di quasi tutti i luoghi europei, che vanno da palazzi, biblioteche, musei, un po' di tutta Europa. I grandi spazi si fanno quasi tutti con luce naturale. Il problema della luce naturale è che bisogna avere il momento perfetto, perché non è che uno arriva e la fa così com'è, fare il sopralluogo e decidere qual è l'ora migliore, il momento, il giorno, insomma, c'è una preparazione che poi la foto si fa anche in 10 minuti, però perdo delle giornate per per scegliere il momento migliore per fotografarla. No, qui in Italia sì, c'è stata la mostra al Quirinale, che era la prima mostra proprio all'interno delle sale del Quirinale che veniva realizzata, ma perché lì c'era un accordo con la segreteria generale, col segretario generale Zampetti e col presidente Mattarella. Io ho realizzato un libro per loro e con l'occasione ho fatto una mostra all'interno del Quirinale. Poi invece ora la mia ultima mostra, che è ancora in corso, è in Messico, gira in 4 musei ed è una mostra sul Vaticano.